2-1, ok, ci siamo. Buonasera a tutti e tutte. Cos'è che sa fare meglio un ladro di poesia se non rubare rime? Rubare rime, direte. Risposta sbagliata. E non solo perché è la più evidente, ma perché il rubare non comporta mai una restituzione. E lui invece lo fa. Sottrae, toglie a se stesso, toglie alla rima che non bacia, a quella che non combacia, e con franchezza addiziona immagini nella sua comfort zone preferita, la Tiburtina e la medicina. Cioè il caos. Verso dopo verso, infatti, si aggrappa ai nostri fianchi, ma non con l'intenzione di affogarci dentro un mare in tempesta, ci avrebbe preso al collo mentre non guardavamo, verso dopo verso, alle spalle come iscariota, ma includendoci nel suo orizzonte dell'immagine che sprigiona comunque una strozzatura, non dalla persona a cui si rivolge, ma dalle parole con cui lo fa, verso dopo verso si dimena, si sente a suo agio, si sente diverso. E allora sì che, indossato un kimono kamikaze, va a strizzare l'occhio a mandorla agli haiku, rubacchiando un poco di cinismo e disincanto, ai viandanti liberi nel mondo come De André, ai padri generosi che vogliono un figlio avvocato e non poeta, dissipatore del suo futuro, una foresta segreta. Quindi chi stabilisce se Piramide è un poeta veramente o è solo un ladro di rime? Il post-fazionista forse, no di certo. Ma gli abissi smeraldo, la sabbia granello, il mare cittadino, le sinuose forme di Marinella, il rosso beneventano, il sodale orfano, il sapere figlio, l'onda riflessa sul Levanto, le vie di Pierpaolo Pasolini e Robinson Crusoe, unite in un confuso ristoro dove giocare a carte scoperte con il proprio vissuto e nascondere all'avversario i punti di sutura e la vittoria. Brunilde, scalerai la tua piramide da fuori o passerai lì dove sono passati tutti? Sceglierai la via in salita, Giulietta, o morirai nei pomeriggi a noleggio a rompere bicchieri di vetro per un bacio scordato? Canterai ancora per noi, Luigi? Ci dividono solo quattro piani. Ti aspetto incollato al pavimento, ma ricorda che non sai volare, non sai atterrare, non hai le ruote, non hai una rotta, forse un piano di riserva, ma qui ce ne sono quattro e il tuo barcone non prende mai luce, non si riscalda, riparati dal freddo, Ulisse. Le mie mani tremano mentre scrivo addio, non so più tessere la mia vita come una partita a domino. Infila il pile che presto verrà il tramonto e non ci vedremo per un po'. Sono solo cinque lettere, una serratura chiusa a chiave, un diario segreto. Invece ti incontro, Beatrice, per le vie di Lucca, dove abbiamo bevuto Campari alle 10 di mattina, dove hai imparato a volare, a sentire il suono delle cose, a morire per finta e tornare a bere un caffè amaro. Allora siamo d'accordo. Fuggiremo l'odore della pioggia e del ginger beer in una trattoria per studenti e in piedi sui tavolini urleremo le nostre rime rubate, nascoste proprio lì dove le vedono tutti. E questa era una postfazione che scrivo a una persona molto importante che adesso andrò a biografare, a dire anche chi è questo Michele Piramide. In un anno di, in un, in una, quasi un anno di, anzi sì, un anno praticamente in questi giorni di amicizia abbiamo creato un qualcosa di, una piccola grande cosa insieme. Allora, Michele Piramide è un campano cresciuto intellettualmente nei caotici e dinamici salotti romani. Ladro di poesia è stato il suo libro di esordio nel mondo della letteratura, divenendo in poco un libro di culto a parere della critica. Ma il suo scopo ultimo è cercare l'arte nel prossimo. Collabora con la rivista letteraria Fumo Magazine, organizza eventi nazionali e laboratori di scrittura, ha iniziato inoltre anche l'attività di conduttore radiofonico in un suo programma che si chiama Ridi su Radio Chaos Italy, un open mic che punta a smuovere l'underground poetico e non solo. In questa avventura viene affiancata dal sottoscritto. Ecco noi, Applausi Michele Piramide. Applausi finti che non abbiamo. perché noi ciao a tutti e tutte, noi di solito quando facciamo l'introduzione nel nostro programma c'è il nostro buon e sapiente regista che ci mette gli applausi finti che Stefano ha voluto spendendo i limitati fondi della radio per comprare questi applausi hollywoodiani che sono fatti proprio composti ad Hollywood, già nel senso c'è questa cosa d'artificio. Vabbè, comunque, a parte questa cosa, io ero molto, molto tentato di scrivere invece di Michele Piramide, ladro di poesia come nome. Poi mi sono trattenuto perché già è divertente. Comunque, avete
Stefano ha letto la cosa più interessante del libro, che è la sua Vabbè, guarda, prima ho letto anche l'introduzione, non era male. Infatti, ho detto quasi quasi la leggo introduzione, ho Cioè, nel detto senso, la c'è prefazione, scusa. l'introduzione, c'è la prefazione e la postfazione, poi in mezzo c'è una serie di poesie buttate là a caso, che sono il mio secondo libro per Ensemble, che sono completamente così. No, comunque, sono felice di essere qui, ringrazio Stefano e Matteo per questa ora in cui parleremo di poesia, di arte, ed è sempre bello, è sempre divertente farlo. Per me è divertente farlo con Stefano, sarà divertente farlo con Matteo. Appunto, volevo rubare 2 minuti per raccontare quello che è Ridi, poi dopo ci dedichiamo alla poesia, perché secondo me è importante e si sposa bene con quello che fate voi. Cioè, perché c'è questa voglia e volontà di andare un po' a smuovere, no? Quello che è l'underground culturale, ma prima noi ci siamo approcciati con quello romano, ovviamente, perché era quello in cui avevamo una collocazione. Dopodiché abbiamo visto che la cosa prendeva piede, che c'era voglia di parlare, c'era voglia di intervenire. E quindi questa formula dell'open mic, portata in una trasmissione radiofonica, ci ha dato veramente tante possibilità. E ad oggi, nella seconda stagione, perché abbiamo avuto una prima stagione che è andata da maggio a luglio, e questa seconda è iniziata a ottobre, stiamo vedendo una crescita esponenziale Marzo, anche a marzo, vero? Cavolo, marzo, sì. luglio. Marzo-luglio, e la seconda ottobre, metà ottobre, e siamo arrivati comunque, secondo me, abbiamo una scaletta bella piena, stiamo arrivando ad avere un'importanza, cioè nel senso che poi è quello che volevamo, cioè dire la nostra nel panorama poetico italiano, ma dirla non allineandoci a un filone comune, cioè nel senso essere sempre un qualcosa di diverso, cioè una voce diversa, una voce un po' dissonante. E quindi questo è divertente e sicuramente questa esperienza mi ha aiutato a scrivere Prime Rubate, che è il motivo per cui siamo qui, perché è uscito il 24 ottobre per Ensemble e sono molto felice di pubblicare con questa casa editrice, perché è una casa editrice che io ritengo valida sia nella selezione sia nell'attenzione ai poeti che pubblica, e quindi è un piacere essere uscito con loro con questa mia seconda raccolta. È un piacere fare, sarà un piacere, è un piacere aver fatto la prima presentazione della Sinestetica, è stato un piacere partecipare alla fiera dell'editoria sociale a Roma. Appunto con Ensemble, sarà un piacere essere a Milano, dove ci incontreremo tutti e tre a questo punto, per presentare di nuovo Rime Rubate. Ci saranno le splendide ragazze di Wow a presentare, e inoltre avremo la possibilità di esportare il nostro concetto di Ridi con un open mic ed essere accompagnati poi da Davide Passoni per lo Slam. Quindi io ho fatto questo mega, super, iper cappello, scusate se sono logorroico, però mi sono presentato a tutto tondo, ho detto tutto e niente, ma va bene così. Ottimo. Guarda, in Possiamo realtà io... chiudere allora? Abbiamo detto tutto, adesso ce ne andiamo. Allora, in realtà sono molto emozionato perché abbiamo e avremo ospiti, diciamo, di un certo calibro. Però avere un amico, in questo caso, cioè è bello, nel senso è emozionante e cioè abbiamo fatto queste cose, la presentazione milioni di volte e adesso mi sembra quasi che non so che cosa chiederti. Sei intimidito, sei Sono intimidito. intimidito, sì. Però è bello come, insomma, tu ti sei posto da ladro di poesia a rime rubate, essendo recettivo. Cioè, allora, questa pure questa puntata sarà proprio una chiacchierata molto soft, cioè tra tre amici, diciamo, come poi facciamo anche a Ridi e come però Cioè, diciamo abbiamo che è impostato l'atteggiamento. dall'inizio anche Savoir Poetry, cercando di mettere a proprio agio le persone che, e cercando sempre di chiacchierare di poesia a un livello non proprio di strada, di bar, cioè no. Di bar, diciamo, dai, un momento aperitivo in cui si parla di poesia, in cui ci si confronta tra persone che scrivono
Anche E perché oggi non questo. è il caso di parlare di Lazio-Roma. Tacci pure. Possiamo, se vuoi, parlare di Juve-Inter, essendo io Juventino, Ma possiamo siamo, cioè, parlarne. allora, stiamo comunque sia cercando di parlare così, dovuto caccia fuori il derby. Io ti taglierei, però vabbè, non Ma no, posso. ma Anche è quella è evidente. poesia, volendo, cioè. Insomma, quella di ieri no, però sì, anche quella volendo è No, poesia. perché Stefano, secondo me, ha detto una cosa molto interessante, cioè che è quella che poi facciamo, cioè questa popolarità, no? Cioè, a volte, spesso, soprattutto nell'atteggiamento moderno, il concetto di popolare ha sempre avuto un'accezione negativa. Però popolare vuol dire che appartiene al popolo, cioè quindi questo momento popolare fatto in un bar in cui si parla di poesia, in realtà lo trovo molto affascinante. Perché è anche la poesia, soprattutto la poesia che noi apprezziamo di più, almeno parlo per me, ma penso di poter parlare anche per Stefano, è quella che viene da questa vox populi, cioè questa voglia di esternarsi, questa voglia di manifestarsi, questa voglia di connettere i tempi, perché poi abbiamo parlato di una cosa molto interessante che erano i tempi, cioè secondo me il tempo esteriore, che è quello che viviamo, deve essere per forza, cioè deve essere in qualche modo contaminato dal tempo interiore, che è quello che abbiamo dentro. E la poesia, secondo me, fa questo. E la poesia fa questo e rappresenta, secondo me, la volontà di tanti, di molti, di connettere questi tempi, perché il tempo è l'unica certezza che abbiamo in quanto esseri umani. Cioè il tempo è quello in cui viviamo, è quello che abbiamo alla fine, cioè avere più tempo. Però è interessante che sia un discorso fatto da bar, perché ritorna la poesia ad essere un qualcosa di popolare, un qualcosa che vive di quel sentimento che a noi piace. Quindi questo cappello, parlare tra amici al bar di poesia, penso che sia una delle cose migliori che potevano succedere oggi pomeriggio. Allora, guarda, ti faccio la prima domanda, così tanto in tranquillità stiamo andando benissimo. Scrivi ladro di poesie, lo decidi di farlo così almeno entriamo proprio nella scrittura, decidi di farlo in self-publishing e hai raccolto tantissimo da questo self, da questo modo e vorrei che ci, insomma, introducessi nel mondo perché chi più di te, insomma. Può Sì, dire la no, sua, hai fatto un passaggio da self a casa editrice, quindi dacci proprio l'iter, qualche innesco, qualche input, perché tantissime persone che poi ci seguono, vedono la trasmissione, anche i neofiti della scrittura, quelli che un giorno si vorranno confrontare con la carta scritta, con un libro, cioè io scrivo, ma mi conviene scrivere un libro, è giusto scrivere un libro. Abbiamo detto, per esempio, nei nostri incontri precedenti, parlando degli slammer, che gli slammer in realtà non scrivono, non stampano quasi mai un libro, cioè è molto, una cosa molto, vanno sul flusso, sono quasi sempre attori e è difficile che una persona che fa slam poetry poi scrive un libro. Invece poi, tutto sommato, noi che ci sentiamo un po' poeti, no? Cioè abbiamo questa esigenza di mettere su carta, di fermare quello che dicevi, il Lungo. binomio che c'è, il contrasto o il non contrasto che c'è tra il tempo fuori e il tempo dentro, cerchiamo di fermarlo, che poi è la poesia, cerchiamo di fermarlo in un libro. È giusto, non è giusto, il self è interessante, non interessante, è probabilmente intelligente o non intelligente? Io lo Qual è trovo, cioè, trovo una questo? domanda molto adatta a me, allora, perché mi permette di fare un macro discorso, che è quello della, allora, parlo di cose di cui stiamo parlando in questi giorni, in questi incontri che stiamo avendo, una cosa che ritorna spessissimo. E adesso dirò una cosa che forse all'inizio sembra che non c'entra niente, ma poi l'assicuro che c'è un cerchio che si chiude. Perché cioè fare poesia per me è fare politica, e fare politica vuol dire essere attivi e proattivi in qualcosa. E il mezzo più democratico probabilmente per farlo è il self-publishing. E questa è una cosa che ti espone a un rischio enorme, perché cioè, è sempre quel concetto di popolare.
Cioè, alla fine, se tu sei un signor nessuno che mette metti il tuo tempo interiore su quel foglio e lo getti così, al parere del popolo, al parere della comunità, ti esponi ad un rischio che è quello del giudizio democratico, perché non c'è qualcuno che ti sta definendo in quel momento, non c'è una certificazione che ti viene dato da una casa editrice. Sei tu che stai scrivendo e puoi scrivere tanto qualcosa di eccelso, tanto qualcosa di non eccelso. Però è il foglio che in qualche modo ti libera, che ti dà la possibilità di far confluire quel tuo tempo interiore su quel foglio. E poi in questo processo di creazione, che per me è stato interessante, è stato divertente, perché poi sono stato accompagnato anche qui, cioè diciamo che mi ha aiutato sia Iannicelli sia la mia amica Delia Grasso, che fa l'editor nella vita. Quindi diciamo che anche il primo processo di scrittura per me non è stato così proprio dal nulla. Io ci tengo a dire che in realtà il self-help è una cosa che consiglio a molti, che consiglio a tutti, forse per il loro primo libro, perché è un qualcosa che non ti fa scendere a compromessi. È un qualcosa che ti fa uscire come sei, con tutti i rischi e con tutti i tuoi difetti. E è una delle cose che a me piace del self, è che non pone distanza tra l'autore e il lettore. Cosa che spesso c'era nella poesia, mettiamola così, perché penso di essere tra i fautori di questo cambiamento con quello che faccio, con Ridi, perché poi il self è il motivo per cui poi faccio gli open mic. Cioè, il self è democratico come l'open mic. L'open mic è un microfono aperto e in qualche modo ti dà la possibilità di esprimere te stesso. Quindi io mi trovo molto bene, mi sto trovando molto bene in questo periodo con quest'uomo qua, che Stefano conosce benissimo, che è il Pinto. Il Pinto fa una cosa interessantissima, cioè che è la prima forma di self-publishing. Scrive sui muri. Scrive sui muri, scrive sui muri. Ecco. Scrivere poesia sui muri nasce dalla stessa esigenza di fare self, almeno nel mio caso, cioè. Io non sto dicendo che tutto quello che esce col self è bello, tutto quello che esce col self è poesia, perché sennò sviliremo la poesia stessa, perché ovviamente ci deve essere una poetica, ci deve essere uno studio in quello che si scrive, però è anche necessario, secondo me, assecondare le corde del cuore, e in qualche modo il foglio ti dà questa possibilità. Quindi è un passaggio che io suggerisco a tutti. Poi non è detto che tu faccia il self e tu diventi uno scrittore. Cioè, questo non è un passaggio automatico. Cioè, fare un passaggio così non è automatico. Io mi sono cioè, io nel momento in cui sono uscito con il mio libro non mi definivo uno scrittore, e a stento adesso riesco a definirmi uno scrittore. Quello che ti fa definire scrittore è arrivare alle altre persone. Cioè, quando il tuo libro vende più di molti altri libri editi e spinti dalla critica, perché arrivano alle persone e leggi le recensioni, leggi, ma non le recensioni delle riviste letterarie che ci sono state e ho apprezzato, ma soprattutto quelli del lettore, perché vuol dire che riesci a fare quello che fa, secondo me, un artista, che è una cosa che dico spesso, cioè l'artista nel momento in cui scrive, nel momento in cui dipinge, nel momento in cui compone qualcosa, regala quella cosa ai posteri, a chiunque altro, al di fuori di sé. E non c'è un messaggio univoco, non c'è una verità, è sempre un qualcosa di molto fluido. Se hai prodotto qualcosa che è artistico, riesci a far nascere una sensazione in chi ti legge, in chi ti ascolta, in chi ti incontra, in chi si imbatte in un tuo dipinto. Ed è questo quello che io spero di aver fatto, e sono felice di aver fatto per quelle poche persone che mi hanno dato questi feedback. Poi arrivo a rime rubate proprio per questo processo, perché parto dal concetto secondo cui io non sono uno scrittore, quindi ho rubato tutto. È una cosa che dico anche nel libro, è un concetto di Oscar Wilde, ma io non mi sto definendo un genio. Cioè, Oscar Wilde diceva che chi ha talento prende in prestito, il genio ruba, perché io penso che ci sia della poesia in tutti, penso che ci sia questa volontà di comunicare tra i tempi in tutti noi. E quindi l'altro di poesia è questo: rime rubate è sicuramente
una versione di questo ladro di poesia un po' più assennata, che ha fatto un anno di scuola incontrando grandi poeti, intervistando grandi poeti, leggendo poeti moderni, avendo la possibilità di avere Stefano, che è un maestro, a fianco, e lo fa in maniera del tutto spontanea. Cioè, Stefano ti insegna senza la volontà di volerlo fare. È una Beh, senza grandezza. neanche la capacità a volte, No, ma vado non è, cioè, nel senso, sempre comunque a braccio, quindi. l'approccio non è quello dell'insegnamento, non so come dire. Cioè, No, no, no. l'approccio è quella di quasi di fruizione, cioè apprendo per osmosi, cioè apprendi perché sei vicino a queste persone che tu pensi abbiano qualcosa da dire più di te, ed è mi è capitato di avere queste sensazioni con Davide Lamantia, con Barbara Giuliani, con Vittorio Zollo, con Stefano Tarquini. Mi è capitato di avere questa sensazione 2 settimane fa in un parco a Roma con una bambina di 12 anni, di 11 anni, con Gaia, con cui abbiamo scritto una poesia in un laboratorio poetico. Perché poi è così, cioè l'arte si nasconde in ogni cosa. L'arte è bello per questo, cioè io dicevo a Stefano, noi quando siamo andati via dal laboratorio, io mi rendevo conto di avere un'attenzione, cioè un atteggiamento referenziale Adesso la cerco, eh. nei confronti di questa ragazzina che era a tutti gli effetti una poetessa. E lo era nel senso assoluto, perché quello che scriveva era assoluto. Ed è questo poi che la poesia fa, cioè diventa qualcosa di assoluto. Quindi chiudo il cerchio dicendo che in questo atto di estrema democrazia, che è il self-publishing, la poesia rimane un atto politico, perché voler vivere del tempo interiore è un atto politico, perché se noi ci adattassimo solo al tempo esteriore saremmo dei burattini. E quindi fare poesia è fare politica, e fare politica adesso è necessario, e ne sono sempre più convinto. Quindi io dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando: il self-publishing è un ottimo passaggio, non vi fa diventare degli scrittori, ma vi dà la possibilità di comunicare con voi stessi, e già questo è un ottimo step. Beh, il discorso fila, l'unico tassello che non piace a me del self è che comunque sia c'è il grande padre Amazon che è il Ah, sì. capitalismo e probabilmente, boh, non lo so, non mi convince mai, non l'ho mai fatto, non sono convintissimo, sai, lo dico sempre, forse lo sarò ripetitivo, che in un mondo in cui tutti insomma abbiamo questa illusione di essere liberi, no? Di, ecco, quello che dici te, è una cosa democratica, sì, ma sempre in parte, perché comunque sia Amazon ti dà quell'illusione, un po' Berlusconi, no? Che ti invita, ti fa dire cose, ma sui suoi canali, cioè, capisci, sui suoi canali con la No, sì, ho pubblicità sua capito. prima e dopo. No, no, aspetta, non è una critica, No, stiamo solo ma il discorso confrontandoci io sul lo fatto comprendo. che Amazon probabilmente ti dà la sensazione di essere libero quando poi tutto sommato, non lo so, libero totalmente, non sei. Comunque questo è una Ma cosa che penso io. Amazon fa una cosa molto. Allora, cioè adesso entriamo in un altro cavallo di battaglia, che Stefano sa che è uno dei miei cavalli, la mia lotta contro l'editoria italiana. Entriamo in un altro dei miei topos, diciamo, queste cose, interviste, parlo sempre segre. Non parlo di queste cose, ma sono cose a cui tengo, perché un giovane scrittore, un giovane chiunque, parlo a chi ci ascolterà, è difficile confrontarsi con l'editoria italiana, a meno che non sia su un certo livello, parlo di livelli veramente alti. Perché l'approccio è quello di un contributo chiesto a un autore approfittando un po' dei suoi sogni. Cioè, nel senso, una casa editrice che crede in te non ti chiede dice: ok, ti pubblico, vabbè, ma te ti pubblico, no, hai scritto un capolavoro, però ti devi comprare 400 copie, perché sennò non so se riusciamo a uscire. Allora, se mi devo comprare 400 copie a 8 euro, vuol dire che mi stai chiedendo, cioè non stai credendo in me. Io penso che ci sia una cosa fondamentale da capire, che chi fa editoria, l'editore, ok, l'arte, però è un imprenditore. Cioè, purtroppo è brutto dirlo, però bisogna capire, bisogna scendere a questo. È un imprenditore. L'imprenditore crede che ci sia un prodotto che vale e investe in quel prodotto. Le case editrici serie fanno questo. Lo fanno con una scelta seria,
a livello di autoriale ed è giusto. Altri casi edici non fanno questo. Amazon cosa ti dà? Nel mondo, cioè nell'estremi, nella maxi potenza che è Amazon nel sistema capitalistico, ti dice: ok, io ti pubblico, non ti chiedo niente. Ho una potenza tale che mi permette di non fare una tiratura, quindi Amazon non fa tirature, cioè nel senso, se tu spiego per i profani, tu pubblichi un libro, la casa editrice fa una tiratura. Tiratura vuol dire produce, fa un investimento iniziale di produzione di un tot di copie di questo libro. Se Amazon non fa questo, Amazon ha la potenza tale che per dire: guarda, se Matteo ordina l'altro di poesie oggi, io lo stampo domani e dopodomani gli arriva. Gli arriva. Questo per me, Amazon ha impatto zero, perché vuol dire che Amazon non fa un investimento reale su di te, perché Amazon guadagna nel momento in cui ordini. Quindi, se la mia copia che costa 6 euro arriva a Matteo, Amazon già si è preso il costo di stampa, il costo di distribuzione, il resto è mio. E fa un investimento. Infatti, corrisponde una percentuale agli autori che penso che siano le percentuali che abbia firmato prima di morire Camillè, cioè nel senso è una percentuale altissima. Cioè, veramente, cioè, vuol dire che film con Feltrinelli ti dà il 25% se si aspetta che vendi mezzo milione di copie, se no non te lo dà. Cioè, nel senso, è quello cioè, probabilmente saranno le percentuali che firmerà a breve Zero Calcare con Bao, perché cioè, è questo il discorso. Quindi Amazon ti dà questa possibilità perché lo fa come un imprenditore che ha solo dei guadagni, ed è brutto da dire, però è un mezzo democratico che non ti fa impoverire nel frattempo, che non sfrutta i tuoi sogni. Molte case editrici fanno questo, ed è una cosa che io ripudio, ripudio anche, cioè io odio il capitalismo, però purtroppo viviamo in questo mondo, bisogna far combaciare questi tempi interiori, in qualche modo è il nostro modo di lottare. Amazon, secondo me, ti dà una buona possibilità, restando una possibilità ovviamente di Amazon, con tutte le caratteristiche che non ci piacciono di Amazon, però è molto meglio di tante case editrici di cui non farò il nome, ma che poi volendo vi scrivo in privato. Però c'è anche una questione di visibilità, nel senso che, allora, io ho fatto il tuo stesso percorso, il mio primo libro l'ho autopubblicato con la piattaforma Il Mio Libro, il secondo con un editore non a pagamento. E quello che io ho potuto notare è la questione della visibilità, nel senso che, vabbè, io quando ho pubblicato il primo libro già facevo qualche reading in zona, già mi muovevo e quindi è stato un po' più semplice portarmi dietro il mio libricino. A fine serata lo mettevo lì sul tavolo e chi voleva si comprava una copia. Quindi chi si approccia all'autopubblicazione deve anche un po' sbattersi per poi portare in giro il suo Sì, libro. Cosa che se trovi un editore che ha voglia di investire il proprio tempo e portarti in giro, ti solleva da questa, diciamo, da questa fatica perché fa parte del suo lavoro, del suo interesse, no? Quindi ovvio. quello che ho visto un po' è la No, differenza. Cioè, questa cosa qui è diversa, però io ti dico, nel mio essere estremamente proattivo, cioè comunque io una parte delle presentazioni me le ha organizzate la casa editrice, una parte le ho organizzate io, però è sempre secondo me molto all'individuo, cioè poi adesso se no, cioè, se no finiamola qui, se no andiamo proprio su come fare editoria, che non è il senso di questa intervista, però hai ragione pure su questo, cioè nel senso sicuramente la casa editrice è un riconoscimento che ti permette di avere dei canali di fruizione diversa. Ed è quello che secondo me poi ti dà un riconoscimento anche sulla poetica, però se devo consigliare come prima uscita, io consiglio Amazon rispetto a almeno, mi vengono in mente 20-30 case editrici, pure quotate, che magari ti chiedono il pizzo. Il pizzo per me è una forma, cioè quasi è una forma mafiosa, un atteggiamento mafioso di fare letteratura, che io non concepisco. E per me queste case editrici dovrebbero bruciare in questo momento. Eh no, perché io ci credo in quello che io ci credo nella poesia, credo nella letteratura e credo nella scrittura. E un atteggiamento del genere per me è deleterio
per la poesia, perché loro, ti assicuro, fanno anche meno selezioni. C'è Amazon, devi passare almeno uno step in cui non scrivi cacca sulla. Cioè, alcune case dice, forse gli basta che gli fai il bonifico da 1.000, poi scrivi cacca, cioè loro te la pubblicano. Cioè, e quindi è veramente raccapricciante. Però detto ciò, io tornerei Alla poesia. No, alle rime rubate, sì. ma guarda, invece la conversazione è veramente molto interessante perché fino adesso mi pare che non abbiamo mai parlato così dettagliatamente, esaustivamente dell'argomento. Invece a me interessa molto perché comunque sia è un aspetto della scrittura. Cioè noi abbiamo parlato un'ora solo di scrittura per dire con Giorgia Tribuiani e è bello parlare solo di editoria con chi insomma ha un ideale, perché è quello l'importante, cioè tu parti da te stesso, parti dal self, arrivi a una casa editrice, hai degli ideali, le case editrici italiane nel 90% dei casi il loro sostentamento sono gli autori stessi e quindi è una follia totale. Penso dentro di me, arrivato a 44 anni, che in un mondo in cui tutti si possono pubblicare con Amazon, in realtà la differenza la fa proprio la casa editrice, però a trovarne una decente, insomma, un po' ci vuole. È quello il Ok, discorso, sì. però Cioè, no, mi interessava infatti è moltissimo fare questo Amazon. Bravo, discorso infatti perché no, è un perché. aspetto della scrittura ed è sicuramente farlo con te, che sei esperto perché sei passato da un livello a un altro, per me è molto interessante. Poi ai posteri Ai l'ardua posteri l'ardua sentenza, sentenza. No, insomma. però il discorso è quello, cioè, nel senso, il self non vuol dire che sei uno scrittore, cioè, questo sia ben chiaro. Cioè, Ma sei uno guarda, io scrittore. ho Cioè, scoperto da poco che in non realtà è. chi ha la passione di scrivere si può definire tranquillamente scrittore. Quindi, No, poi lo sì, scrittore cioè che nel ci campa senso, magari c'ha la S maiuscola, esatto, vabbè, ma voglio io che dire. so, tu sai, sono esperto di statistiche, solo lo 0,1% delle persone che pubblicano vivono di scrittura, al mondo, dato Al mondo, statistico, ok, al quindi mondo, voglio. dato statistico mondiale. È pur vero che ci sono, cioè poi sono andato, ho visto questa cosa, poi ho visto, ma quanti sono, quanto guadagnano i primi 5 scrittori nel mondo? E sono delle cifre che manco Cristiano Ronaldo, cioè la Rowling nel 2021 ha fatturato 90 milioni, cioè, la scrittrice ovviamente più pagata al mondo, poi c'è Stephen King, vabbè, comunque, cioè, nel senso, il discorso è questo, cioè penso che quello che vende di più in Italia sia stato Camilleri, ma per ovvi motivi. Però è così. E secondo me era importante fare questo cappello sulla scrittura perché quello che facciamo, quello che fate voi è ridare questo sentimento popolare alla poesia. E nell'atto di sentimento popolare mi sento che sia una parte della rivoluzione, impedire che le persone vengano. Cioè, se c'è una cosa che odio è quando si gioca con le emozioni delle persone. E poche volte nella mia vita mi sono veramente indignato. E una di queste volte Stefano no, un paio di volte Stefano era presente, quindi sa quanto io ci tengo e sa quanto era una cosa che non toccasse me fondamentalmente, cioè perché io ero nel mio percorso, ero nella mia direzione, io già so dove voglio andare, già so, cioè sono molto deciso su questo. Era cosa che riguardava altre persone e io vedevo i loro sogni calpestati ed era qualcosa di, cioè calpestati ingannandole, ed è una cosa che odio perché l'arte non è questo, l'arte è tutt'altro, l'arte è creare una comunità, è creare una comunità, è creare cioè l'arte è veramente un atto politico e lo è sempre di più in questi tempi bui, mettiamola così. E io sono convinto Allora, che quello che fate voi è una cosa interessante. caro Michele Piramide, parlando di comunità, di senso di comunità, di politica e di poesia, ti leggo questa cosa. Maria, sole dei topi, madre di Dio Fontana, beata Beatrice, sei tu? L'arcobaleno di Alice è una foglia o un lago multicolore, una storia che non ha noia. Panchine, vuote, bottiglie, cena, perbacco che botto, gufo, togli il cappello. Ridere mi fa pensare agli alberi, alle escursioni termiche, ai gradi dell'amore, alle atmosfere illuminate dai bar. Cadono fiori di sasso dal cielo, nostro Frankenstein robot dei cani.
che scappano diversi dai padroni, sono la medicina degli umani. Allora, queste sono parole che io e Michele abbiamo avuto l'onore di condividere con bambine di 10 anni 10 anni, sì, di in 10 anni. un laboratorio di poesia che ci ha impegnato per tutto ottobre e in cui veramente ci siamo confrontati con persone di tutte le età, anche con delle professoresse, delle maestre, ma anche con dei ragazzi, insomma, trentenni o comunque post-adolescenti. Ma quello che ci ha veramente, perlomeno mi ha aperto la mente, è stato come delle bambine di 10 anni abbiano dei movimenti del cervello estremi Sì. e allucinanti e splendidi. Cioè, è vero che si dice che fino a 20 anni siamo tutti poeti, ci credo in parte, ma abbiamo avuto delle bambine che poi sono delle piccole, meravigliose già donne, che sono tornate giovedì dopo giovedì a divertirsi con le parole, a divertirsi con la poesia. Noi ci siamo solo permessi, come facciamo tutte le volte, di dare qualche consiglio, di fare qualche cappello, magari ecco, di metterci qualche rima, ma neanche più di tanto, perché ci hanno scoperchiato, a me mi hanno scoperchiato veramente. No, sì, questa poesia è E magnifica. Cioè, questa poesia è volevo veramente. chiederti un attimo, insomma, volevo farti un attimo una domanda sui laboratori di poesia. Sì, no, il laboratorio di poesia è sicuramente la cosa più cioè, la cosa più interessante del mese di ottobre che abbiamo fatto ed è quello che vorremmo fare, penso anche tu. Cioè, adesso lo faremo anche in una scuola, perché appunto una delle nostre, diciamo, in un laboratorio è venuta anche una docente e ci ha invitato a farlo a scuola ed è sicuramente quello che ci dà più soddisfazione è vedere c'è cioè appunto questa cioè nel senso i bambini hanno questa cosa geniale che è cioè questo limpido interfacciarsi col mondo interiore, cioè lo fanno proprio in maniera chiara, evidente, cioè senza preconcetti. Ed è come avere una finestra sull'infinito. Sull'infinito pieno di cose strane, cioè di Frankenstein robot, di pony, di sassi che cadono dal cielo, ma è un qualcosa di magnifico. Ed era così bello. Cioè, c'era sta bambina ossessionata alla cacca, te la ricordi? Cioè, senso, Sì. che anche lì ma aveva un'ossessione, cioè la cacca rientrava in ogni cosa che diceva. Quindi, probabilmente tra qualche anno andrà in analisi. Però detto ciò, Siamo forse anche noi. però, cioè, detto ciò, era così interessante vedere, scrutare in questi mondi interiori. E poi era divertente fare politica, perché fare politica sì, fare poesia, perché quello che stiamo facendo è giocare col suono noi in questi laboratori, che è una cosa che io faccio. Ho iniziato a fare anche in rime rubate. Infatti, adesso vi volevo leggere Guarda, te lo città stavo di. chiedendo, anzi una, poi la leggo anche io. Vediamo se leggiamo. Vogliamo leggere la stessa? Non lo so. Allora, io volevo leggere, se la Me lo so trovo. perso, mannaggia. L'avevo pure preparata. Pure io me l'ero preparata. Comunque io volevo leggere così a saldo, te lo dico così Bene, non ti. bene, 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 bene. Allora, io ne leggo due invece, che sono due che mi piace leggere. Una l'abbiamo scritta in questo viaggio che abbiamo fatto a Lucca, che rientra anche nella postfazione, e un'altra parla di Stefano, mettiamola così. Una è Città di Carta, e fa così. Sono dei veri e propri haiku, cioè sono delle immagini. Scampati a miracoli prelati, infami cecina. Fuggendo a baci pioggia tra calici proibizionismo. E l'altra, che è il Mister T, fa: Hai fame, cencio stanco, penna afflitta di pensiero operaio, frantumi amori dal sapore neon, resisti, anima di vetro nel rumore umano, inseguendo gli anni felici tra asparagi e gin. E questa No, parla di mi fa sempre Stefano. ridere perché non so da dove hai preso il Il gin, che gin. io non sono un amante per Vi niente, però piaceva il suono del gin in quel lo so, l'ho modo. capito.
Allora, dovete sapere, meraviglioso pubblico, che nelle 48 ore, no, nelle 24 ore totali in cui siamo stati a Lucca, a questa fiera insomma dell'editoria, cioè, mi ci sono messo de punta. Lui era un po' pietroso nei versi, cioè non, molto duro, molto aspro, molto. Allora, cioè, fatto un po' più di musicalità, un po' di più di cerchio, un po' più di suono, no? E insomma, praticamente in 48 ore, in 24 ore ho preso uno scrittore e l'ho fatto diventare Sì, un ci sono poeta. Nel uscite, senso, cavolo. cioè, camminava per le vie di Lucca, mezzi brilli, così che lo vedevi con sto dito, in che, cioè, andava a ritmo, no? E faccio, amica, ma che stai a fare? Cioè, si straniava completamente e lui stava a scrivere. E questa è una cosa bellissima. E volevo leggere questa cosa che poesia a saldo. Parole, tamburo su pagine bianche, penna ferma, cornice margherita, sorriso in tassa di Marvel marmellata tra la nebbia al dentifricio. Marvel marmellata è proprio da prenderti a cazzotti, però l'abbiamo scritta insieme perché Marvel marmellata è io ci mi siamo ricordo, pagati una pioveva. colazione facendo finta di Fatto. essere poeti, ci siamo pagati una colazione che è una cosa stupenda. Una cosa Ma sto Marvel bellissima che marmellata, la marmellata dei supereroi, cioè spiegatemela. no, perché tu devi immaginare che il contesto in cui siamo andati era questo B&B, eravamo contorniati da questi eroi Marvel e quindi era questo Marvel marmellata, cioè nel senso avevo cercato ispirazione nella Marvel per poter mangiare Marvel marmellata, cioè quindi questa trasmutazione linguistica quasi, cioè nel senso quasi questa parola che diventa un'unica parola, ed era divertente, a me piaceva tantissimo il suono, quindi abbiamo barattato una colazione con una poesia scritta millantandoci per poeti, cosa che abbiamo rifatto anche a Roma, dove ci hanno offerto un amaro, e cosa che sicuramente rifaremo anche a Milano. Quindi preparatevi, ristoratori milanesi o di Seregno, che io e Stefano sicuramente cercheremo di barattare parole per qualcos'altro. Perché è bello anche questa cosa del baratto, secondo me, cioè, nel senso questo fatto di non associarlo alla pecunia, ai Mandatemi soldi. un litro d'olio, mi mando una poesia. No, no, ma il senso è una No, cosa. lui nel lockdown faceva la spesa così: mandatemi una bottiglia di vino, vi mando una poesia. Latina che dice abere non aberi, cioè possedere non essere posseduti, che è un concetto che ci siamo dimenticati perché alla fine rincorriamo il possedimento ed è qualcosa di disse. Io sto vedendo, c'è cioè, una storia che gira sul web che se la fa, cioè che c'è stato un primo caso negli Stati Uniti. Adesso c'è questo ragazzo che sta tentando in Italia, vuole tentare di avere una casa scambiandola con un masso. Cioè, in 11 passa, l'americano ci è riuscito in 14 baratti. Lui sta provando a riuscirci in meno. E adesso è arrivato a possedere un maggiorone del 77 partendo da un sasso. Perché è proprio questo concetto di non essere posseduti dai beni, che è un po' quello che noi facciamo con la poesia. Cioè, nel senso, cerchiamo di staccarci da questo possedimento materiale, che è la vita a cui siamo condannati, no? Che è la vita in cui siamo imprigionati, in cui veramente essere nato in una particolare longitudine ti permette di fare un laboratorio di poesia, una conversazione, e non doverti preoccupare di cosa devi mangiare domani o dover sperare di vivere domani. Quindi è importante questo, secondo me, quando si fa scrittura, a ricordare che è solo un accidente se noi stiamo parlando di questo e non dobbiamo spaventarci per delle bombe o per qualcos'altro. Guarda, rimango in silenzio, mi viene da, ovviamente quando si toccano vette alte di argomenti mi viene da, sempre da fare il coglione e quindi lo faccio. E che tu rappresenti un po' il sogno americano di tutti i piccoli poeti che partono dal self e nel giro di 2 anni sarai allo strega poesia, allo strega Altro, sezione cosa poesia divertente, te lo sicuramente. ricordi? Cosa divertentissima, quando esce Rime Rubate, dopo una storia quasi di mezzo secolo di premio Strega, si decide finalmente di dare il premio alla poesia. Quindi Stefano fa: cioè, ma
Ti rendi conto delle congetture, Cioè, lui delle cose. passa una casa editrice, diciamo, major, passando da self, e nasce il premio, e nasce lo Strega Poesia. Quindi, secondo me, il Devi 2023 dire massimo, qualcosa. massimo 24 è tuo, cioè. Sarebbe divertentissimo, però non penso ci sia tanti altri poeti italiani che Ma soprattutto per meritano. me, perché comunque ti seguirò come eterno valletto nella tua escalation verso il milione. No, ma non è quello a cui punto. Cioè, è il punto a cercare di vivere d'arte. E cercare di vivere d'arte non vuol dire solo scrivere, ma cercare cioè, mi piace quest'idea che si sta sempre più manifestando in me, e credo anche in Stefano, essere un po' dei promotori culturali, no? Cioè, che è la cosa più interessante, secondo me, della cosa che abbiamo fatto in quest'anno. Cioè, io l'altra sera abbiamo fatto questa cosa bellissima, che è stata la finale, l'evento finale del laboratorio, una serata molto bella. 50 persone in un parco mi hanno fatto poesia in diretta su Radio Caos, con ospiti d'eccellenza. Avevamo Daniele Goccia, che è il cantante del Muro del Canto, abbiamo il Pinto, che è diventato, cioè, un autore di culto a tutti gli effetti, che aveva appena dipinto un palazzo di 15 metri. Però la cosa più bella della serata è stato questo Niccolò, questo ragazzo che era uno dei camerieri del bar che ci ha dato la possibilità di fare questa cosa, questo caffè Nemorense. Per giorni ci portava le sedie, ci guardava. In questo momento, in quella serata, ha sentito la volontà, la libertà di venire a leggere qualcosa di suo, cioè di condividere quell'arte con noi. E quindi, se è questo quello che stiamo facendo, va bene. Cioè, vuol dire, se Niccolò, in una serata in cui veramente sul palco si sono succeduti, cioè, una serie di performance, di scrittori e di autori di veramente di ottimo calibro. Stavo dimenticando Leonardo Angelucci, che ha scritto una canzone, cioè, ha fatto delle canzoni magnifiche. E lui ha fatto, cioè, veramente, ha fatto intervista a Repubblica, e poi è venuto lì da noi. Quindi era veramente un qualcosa di alto. Niccolò che sale sul palco e legge le sue cose. Un ragazzo di 20 anni, che era stato tra i ragazzi picchiati, tra l'altro, Alla Sapienza. a Scienze Politiche alla Sapienza, perché poi ne abbiamo parlato. Allora, vuol dire che siamo nel cammino che stiamo intraprendendo, forse in una giusta direzione. Ed è bello vivere questo, cioè vedere la gioia nelle persone che leggono le cose. Cioè, c'è Martina che sprizza gioia, che, per dirti, sta ragazza che poi intervisteremo, che sprizza gioia a tutti i pori. C'è Lorenzo, che è un genio. Adesso sono molto molto curioso di intervistare Mattia Tarantino, definito vate dalla poesia. Tra l'altro, fa una cosa molto simile. Oggi ho visto sul Mattino, anche lui farà dei laboratori di poesia. Quindi parleremo, cioè, sicuramente gli farò delle domande su queste cose. Parleremo dell'età dell'uva, il suo ultimo libro, però sarà interessante comunque anche confrontarci su questa volontà. Anche lui, cioè, rimane un giovanissimo. Rolling Stones lo definiva il Vate della poesia italiana, lui si autodefinisce il Vater, e quindi c'è questo. Lui è molto autoironico, cioè, nel senso, è una persona estremamente brillante. Quindi sarà divertente anche confrontarci a Milano. Io vi invito, chi ci ascolta, e ci ascolterà poi, perché magari non ci ascolta in diretta. Se non ci avete nulla da fare, il 18 saremo al Tamburin con il nostro programma radiofonico. Quindi ci sarà Ridi, quindi faremo un open mic. Vi spiegherò cos'è un open mic, perché lo facciamo. Ci sarà la presentazione di Rime Rubate, quindi vi annoierò di nuovo con queste mie presentazioni un po' atipiche, vedrai, perché alla fine non parliamo di, cioè, nel senso, non mi piace, a me non piace molto. Io pure con te faccio una presentazione atipica di Irrequiete, qui parliamo di tutt'altro. Cioè, ma è bello, cioè, è un momento di condivisione artistica. Cioè, non è che devo stare là io a leggere o a spiegare tutta la poetica dietro al mio elaborato. Quindi, se ci avete voglia, vi aspettiamo. Saremo lì dalle 18. Fino, non ho capito a cosa, perché tutto sto organizzato da fumo. Pare che ci proterremo fino alle 4, cioè diventerà. Cioè,
Cioè, ci arrestano nell'acqua, che cioè, poi supereremo le 51 persone non Ma autorizzate. abbiamo fatto Quindi, anche di peggio, quindi. no, quindi cioè, visto le nuove leggi in atto, perché a quanto pare in Italia non si possono fare riunioni di persone se non in un Vabbè, ma ridente all'aperto, paesino. però al chiuso potremmo essere quanti ci pare. In un ridente paesino che è Predappio, lì possiamo fare quello che ci pare. A meno che abbiamo un'ottima, cioè quello proprio, cioè ti fanno un controllo, se hai un'ottima mobilità del braccio destro, cioè nel momento in cui tu utilizzi bene il braccio destro, allora là puoi fare liberamente quello che ti pare. No, Hanno uno statuto particolare loro. sì, c'è Guarda, io ho tutta una dei serie di problemi, non interpretazioni. so se vedi, posso alzarlo fino a così, quindi probabilmente non vado bene. Ok, sì, c'hai dei problemi, sì, noi Allora, abbiamo. io lo sto usando l'altro, cioè mi do un così ce la faccio. Senti, No, invece di interessante spaccare questo. proprio in una maniera becera questa trasmissione che fino a settimana scorsa aveva mantenuto una plomb. Senti, mancano 10 minuti. Dai, parliamo un po' veramente di rime rubate. Dai, leggici Vai. qualche altra cosa se vuoi, o se no ti faccio Sì, una mi domandina. leggo. Dai, ti faccio una. E poi allora tu Fammi una parli. domanda, vai. Fammi una Ok, allora tu domanda, vai. parli, citi tantissimo personaggi insomma del Novecento, comunque sia da Pasolini a Luigi Tenco. Io tanti l'ho citati anche nella postfazione che mi hai dato la possibilità, mo, scherzando, non scherzando, comunque mi ha dato la possibilità di scriverla, ho cercato di scriverla al meglio e ho fatto un grosso sunto della tua poetica e mi sembra di poter dire che una parte importante della tua poetica siano gli studi classici o comunque il classicismo. Nonostante, ecco, quelli tutti i grossi personaggi del Novecento che citi, che non sono per forza scrittori, ma sono anche cantanti, c'è una buona parte di classicismo, ok, quindi di personaggi della mitologia, personaggi anche magari della religione e cose varie. È un modo che, perché li citi, è un modo di toglierti dal cazzo i classici oppure di evocarli? Allora, Come dici? Rapporti con questi grossi nomi che. è divertente, secondo, cioè semplicemente è un gioco, è un topos che mi appartiene, che è un filo conduttore, un fil rouge che unisce ladro di poesie e rime rubate. Anche lì mi divertivo a ricontestualizzare e reinventare dei personaggi che fanno parte del mio patrimonio, diciamo, culturale, che è un po' il patrimonio culturale di chi fa il mio cursus, diciamo, cursus studiorum, quindi il liceo classico, un piccolo paesino di provincia del Beneventano, che tra l'altro è stato per anni di dominazione pontificia. Quindi, cioè, tra l'altro, Pasolini è divertente perché il primo processo fatto per oltraggio al pubblico pudore per De Mille e una notte fu fatto a Benevento, perché la prima proiezione fu fatta bene, diciamo, queste immagini di sto Pasolini spaesato, si trova a venire a Benevento imputato di non si sa quale oltraggio al pubblico pudore. L'Italia era il paese che per 40 anni ha proibito Ultimo Tango a Parigi. Cioè, vabbè, comunque è questa l'Italia che mi piace raccontare quest'Italia e reinventarla e ricontestualizzarla, cambiare i connotati a questi personaggi. Lo faccio a volte calandomi nei loro panni, a volte spogliandoli dei loro panni e ricontestualizzarli. Ad esempio, vi leggo questa cosa: immagino che San Pietro rinneghi Gesù su un autogrill. Quando hai smesso di volermi bene? Sul ciglio di quell'autogrill, tra snack e sguardi amari, ho il cuore fuori tempo massimo. 3, 2, 1, fine. Ed è così che mi piace giocare con la mitologia, mi piace giocare con anche una parte di letteratura, no? Cioè, nel senso, ho immaginato banalmente, poi faccio questa cosa divertente che mi avevi già chiesto, che oggi non mi hai richiesto, però la dico io, Vai. che è questa Ah, divisione beh, de... mannaggia, me l'ero pure preparata. adesso te l'hai ripreparata, sei scordata. Faccio questa cosa divertente, ragazzi. Divido tutto il libro, cioè Rime rubate non è solo il titolo del libro, ma anche il titolo della prima poesia. Poi per ogni due versi,
associo a due versi altre poesie. Faccio questo gioco che è un po' un giocare con un grande autore della mia adolescenza, che è Italo Calvino. Quindi mi piace fare questa cosa, mi piace giocare, e mi piace giocare anche con questa cosa. Questa qua l'ho scritta prima in un cesso, questa scritta prima in un bagno e poi sul libro, ed è edidone, immaginando che dopo questi viaggi, questo viaggio di Enea, che gli viene consegnata la spada di Troia, e si ritrova come fondatore, cioè sarà poi il fondatore di quella che sarà tutta la cultura romana, lui fa questo viaggio, trova ristoro a Cartagine, quindi questo legame poi che si rivedrà nella storia, da Didone. E immaginavo questa cosa molto, cioè, lui stanco, questo uomo stanco, e la poesia fa così: t'ho assaggiato, e tu, calda mano, hai salzato il cuore senza dimora, che è esattamente quello che rappresenta, cioè è proprio quello, cioè immagino questa cosa, cioè non mi piace dare questo topos univoco, e mi piace, ho giocato pure con i Nibelunghi, quindi c'è anche Brunhild e Sigfrido, anche lì è un amore contrastato, perché poi Sigfrido inganna Brunhild fingendosi Uhtred per conquistarla, e poi lei non glielo perdonerà mai, portando, cioè uccidendolo, facendolo uccidere praticamente. Quello aveva questo unico punto debole, che era, se non mi sbaglio, una foglia in cui lui si era fatto il bagno in questo nel sangue di questo drago che aveva ucciso. Come unico punto debole aveva questa foglia, e viene trafitto lì, e lei nel momento in cui muore però si pente di averlo fatto uccidere. Quindi ho immaginato questo dialogo tra loro due, o lo stesso dialogo che potevano avere Romeo e Giulietta nel momento in cui stanno per morire e realizzano che comunque stanno perdendo la loro vita. Come nel primo mi piaceva, ho voluto fare questa cosa di associare Pulcinella a Masaniello. Masaniello è un personaggio del Seicento italiano. Pulcinella entra nella commedia napoletana nell'Ottocento, un forte oppositore del potere, sempre stato Pulcinella. Mi piace immaginare che la testa consegnata di Masaniello diventi Nero Pece, e quindi sia l'archetipo di quello che sarà Pulcinella. Quindi sono un cazzone, però alla fine il libro forse lo potete leggere. Fondamentalmente è divertente, perché è un modo diverso di approcciarsi con quello che noi siamo, e quindi anche tutta questo cattolicesimo per riflesso condizionato che viviamo. Lo analizzo, lo snaturo senza troppo atto reverenziale, cioè, però sempre con un atteggiamento che è quello del figlio. Cioè, in tutto quello che scrivo io ho sempre questo atteggiamento del figlio, che comunque anche nei momenti in cui sta spodestando il padre, c'ha un attimo di lacrima, no? Cioè, come Cronos che si ciba di figlio, non so, c'è questo legame ancestrale, secondo me, la cosa divertente nel profanare il padre che io ritrovo nella mia scrittura. Quindi è divertente, una domanda che a me piace che mi facciano, perché è una domanda a cui mi piace rispondere, perché fondamentalmente è tutto là. Poi ribadisco, se proprio ci sta una critica accanita, alla fine io ho rubato tutto, quindi niente è mio, quindi pigliatevela con chi ho incontrato nella mia vita, cioè prendetevela con tutti questi incontri e scontri che io ho fatto, perché è tutto frutto loro, io ho avuto solo il compito di metterlo su penna, su foglia. Ti volevo leggere gli incipit di Se una notte d'inverno, un viaggio di Calvino, ma hai detto tutto te, quindi l'ho pure cercati, però ormai hai detto talmente tanto che facciamo così: chi vuole trovare una assonanza, anche se no, lontana, tra la scomposizione che fa Michele e dei capitoli con la scomposizione della poesia in rime rubate, e andasse su internet a vedere i titoli dei 10 capitoli di Se una notte d'inverno, un viaggiatore di Calvino, che secondo me lui scrive quella poesia, poi dice: vabbè, sai che c'è, prendo verso dopo verso e ci scrivo un capitolo a cazzo, perché poi è tutto un libro che si rincorre, è tutto un gioco che parte da una grandissima poesia che non leggerò, e quindi ve la trovate, anche perché siamo a 59 minuti, io
non so che andate, dire. cercate sei... Italo Calvino, Michele Piramide, unite. Eh sì, sei stato un fiume in piena, è stato bellissimo. Abbiamo stato un'ora in tranquillità. Volata, quattro chiacchiere sulla poesia che sono durate un'ora, quindi noi ci vediamo mercoledì in radio con Matteo, ci vediamo lunedì prossimo. Il prossimo, allora fammi spulciare, abbiamo vai. Valentina Gelfi e Agnes MK. Oh, che bello, due grandissime amiche e due grandissime poetesse. Tanta roba, sì sì. Tanta Mi seguirò roba. Con piacere, è stato un piacere, grazie. Matteo, ci vediamo presto. Stefano, ci vediamo mercoledì. Dai. Alla prossima. Ciao a tutti.